Nel film Midway interpreto Veronica, che è un personaggio poliedrico dalle mille sfaccettature. Devo dire che mi rispecchia molto, infatti io me ne sono innamorata già dalla prima lettura e io credo che tutto il pubblico si innamorerà di lei, perché vediamo la sua evoluzione crescere da quando inizia a essere parte del gruppo, è un po' il perno del gruppo perché riesce a coinvolgerli, riesce sempre a tenerli vivi, a tenerli allegri, e poi vedremo che lei da questa inizialmente parte della giocherellona tirerà fuori invece la sua vera personalità, quindi affrontando le sue paure e buttando anche giù la maschera, andando a rivelare magari quelli che sono i suoi sentimenti più profondi e tirando fuori il coraggio quando c'è da essere forti. Midway tra la vita e la morte è un film che davvero riuscirà a coinvolgere tutto il pubblico, a tenerlo attaccato alle poltrone, perché non c'è soltanto quella parte di tensione, ma c'è molto sentimento, l'amicizia, è quello che ho riscontrato poi lavorando con questo gruppo di attori straordinari con i quali ci siamo trovati davvero benissimo, sostenendoci a vicenda nonostante fossimo a girare nei boschi dell'Etna, quindi con un gelo incredibile a ritmi estremi, intensi. Questo ha fatto la differenza, proprio quell'alchimia che si è creata tra noi come gruppo ha fatto sì che questo trasparisse poi dallo schermo, perciò insomma chi guarderà questo film Midway tra la vita e la morte sarà colpito proprio da questo e riuscirà a vivere non solo la tensione che è propria del genere thriller, ma anche a commuoversi, e noi in questo momento abbiamo sempre più bisogno di grandi emozioni. Il film Midway tra la vita e la morte incuriosirà anche gli spettatori perché va a trattare un tema poco frequentato al cinema, che è quello dei fenomeni EVP, Electronic Voice Phenomena. Quelle voci che noi non sentiamo subito, andando a riascoltare il nastro invece, usciranno fuori, e sono queste presenze che sono rimaste in bilico tra la vita e la morte, da qui appunto il titolo. Il regista John Real è stato davvero capace nell'andare a sviscerare questo tema, ma sempre supportandolo sulla base dei sentimenti e dell'amicizia che questo gruppo insomma riesce ad incarnare alla perfezione. Un sequel di questo film che si chiamerà Midway la possessione, quindi insomma già vi diamo una bellissima anticipazione. Continuate a seguirci, aiutateci a supportare questo film, il buon cinema italiano, Midway tra la vita e la morte.